E invece Federico, a mio avviso, è il più politico tra i registi che abbiamo avuto, proprio perché si è occupato di quella realtà, prima direttamente quando con Rossellini, con Amidei, l'ha raccontata col neorealismo, ma poi quando ha cominciato a inventarsi la sua realtà, che a poco è diventato più reale di quella vera, più determinante, più indicativa della realtà italiana di quella che avevamo sotto gli occhi. Un grande ambasciatore francese a Roma, Gilles Martinet, che aveva sposato la figlia di Bruno Buozzi, che era molto attaccato all'Italia, ha scritto un libro alla fine del suo mandato a Palazzo Farnese, a Roma, ha scritto un libro sull'italianissimo. Federico Fellini veniva, dava il titolo a questo libro e veniva definito italianissimo, cioè molto più italiano di tanti italiani, proprio perché lui era riuscito a dare un'immagine dell'Italia inedita e a far conoscere l'Italia. In Francia sicuramente, anche grazie a questo libro di Martinet, parlando dell'Italia per loro è automatico pensare a Fellini, pensare all'Italia di Fellini in tutti i suoi film. Certo è stato un regista sempre autobiografico, anche nei momenti e nei film che sembravano più astratti, ma è stato autobiografico anche quando ha parlato dell'antica Roma, o quando ha parlato del Settecento di Casanova, o quando ha parlato della Rimini, della sua infanzia. E uno sempre questa sua visione all'età ha un doppio registro di, anzi triplo, di carnalità, di poesia e di irrisione. Lui era maestro di irrisione, cominciava da se stesso, maestro di seduzione, maestro di devoto, studioso della donna e maestro di poesia. Anche perché per lui l'uomo che ha il riso, oppure che ha stralunato, debordato, caricaturizzato, in ogni uomo c'era una parte divina, questa era la sua religione e la sua analisi psicologica che seguiva, che faceva sempre, era questa la ricerca del divino anche nell'abietto. Ecco, insomma, un grandissimo personaggio al quale non c'è molto da aggiungere, semmai c'è qualcosa da togliere se non gli appartiene. Quindi faremo questo piccolo ritratto di Federico, che avrà una presunzione di autenticità, di sincerità, non disgiunto però da un po' di ambiguità e da un po' di menzogna come voleva Federico.